Amici visionari, amici che amate il cinema e le serie TV, oggi parliamo di cinema e di inclusione, perché è nato In Cinema, il Festival del Cinema Inclusivo, aperto a tutti. Per capire meglio di cosa si tratta, per capire come funziona, a chi è rivolto e come possiamo partecipare, ne parliamo con l'ideatore Federico Spoletti. Ciao Federico, senti, ti chiedo subito come è nata l'idea di In Cinema Film Festival, il festival del cinema inclusivo, il cinema per tutti. Ciao Laura, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. In Cinema Film Festival è un nuovo film festival che ha la caratteristica di avere tutti i film e tutti gli elementi collaterali tipici del festival accessibili anche alle persone con disabilità sensoriale, quindi parliamo di persone sorde e ipoacusiche oppure cieche e ipovedenti che secondo una normativa internazionale che fa capo alla Convenzione Internazionale delle Persone con Disabilità del 2006, poi recepita in Europa e anche in Italia da varie normative nel corso degli anni, impone a tutti i produttori di contenuti di rendere fruibili i propri contenuti anche dalle persone che hanno delle disabilità di tipo sensoriale. Mentre molti altri paesi europei sono forse un pochino più avanti, l'Italia, anzi molto più avanti, l'Italia è ancora forse uno di quelli che produce meno contenuti accessibili. Lo dimostra anche un sondaggio di circa un anno fa della EBU, European Broadcasting Union, che è l'organizzazione cui fanno parte tutti le varie televisioni europee, sondaggio dal quale risulta appunto che le percentuali dei contenuti resi accessibili dalla televisione pubblica italiana, per esempio, sono ancora molto al di sotto di quelle che sono le percentuali invece di altri broadcaster particolarmente avanzati, come per esempio la BBC o anche non necessariamente broadcaster pubblici ma anche privati, che comunque hanno capito che realizzare contenuti accessibili è un plus che va a vantaggio non solo delle persone che ne hanno realmente necessità, ma anche a tutta una serie di persone che comunque ne fruiscono pur non avendone propriamente bisogno. E sappiamo per esempio da vari sondaggi che il pubblico della generazione Z, diciamo le persone, i ragazzi nati fra il 1995 e il 2014, fanno un utilizzo di questo tipo di contenuti, in particolare dei sottotitoli, molto elevato anche se non ne avrebbero bisogno. Parliamo del 70-75%, quindi insomma numeri importanti. Si tratta di un segmento di pubblico che quindi è anche significativo dal punto di vista economico, ma l'Italia ancora fatica, soprattutto gli operatori italiani ancora pensano che siano versioni che vanno a un utilizzo di poche persone e quindi a volte non lo fanno, anche se c'è una legge del cinema del 2016, la legge Franceschinis, che impone a tutti coloro che producono un film in Italia e che vogliono accedere al finanziamento pubblico che vengano resi disponibili anche i contenuti accessibili. E per contenuti accessibili intendiamo sottotitoli per le persone sorde e ipoacusiche e audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti. Con il cinema noi cerchiamo in qualche modo di dare un po' di contenuti a queste persone, ma soprattutto di creare un po' una cultura dell'accessibilità, di dare una spinta alla questa opinione che è un po' diffusa in Italia, che ancora che sia un po' l'interesse di poche persone, mentre invece, come ti dicevo, sono numeri significativamente importanti, perché una persona su sei, quando raggiunge 55-60 anni, vive una forma di disabilità sensoriale. E tenuto conto anche che l'età media della popolazione aumenta, capisci che i numeri sono importanti. E come funzionano le proiezioni accessibili al cinema? Allora, le proiezioni accessibili al cinema funzionano in modo, direi, relativamente semplice. I sottotitoli sono sull'immagine, per cui i film che vengono proiettati in versione accessibile hanno i sottotitoli sull'immagine al cinema, mentre l'audiodescrizione può essere fruita attraverso il proprio smartphone utilizzando un'app che si chiama ERCatch, scritto ERCatch, che trovate sugli store digitali su sfondo blu, una E gialla su sfondo blu,
Una volta che avete scaricato l'app e vi siete registrati, accedete all'elenco dei film che sono disponibili, potete scaricare in pochi secondi l'audiodescrizione del film che state per vedere, entrate in sala e con le vostre cuffiette potete ascoltare una voce che nelle pause di dialogo racconta un po' quello che succede alle persone che non vedono o che sono ipovedenti. E l'app sincronizza automaticamente l'audio che arriva dallo schermo, l'audio del film, con l'audiodescrizione, che quindi esattamente nelle pause di dialogo, senza andare in sovrapposizione con il dialogo degli attori, informa su quello che accade. Si deve utilizzare per l'audiodescrizione questa app al cinema, se invece se ne fruisce sulla piattaforma, e in questo caso in cinema è un progetto in collaborazione con MyMovies, che forse è la piattaforma più conosciuta italiana, che rende disponibili tantissimi film, in buona parte provenienti da festival del cinema, e in questo caso si può optare per la versione sottotitolata, quindi i sottotitoli vengono attivati o meno, e allo stesso modo per l'audio già audiodescritto e mixato con l'audio del film. Quindi non c'è bisogno dell'app sulla piattaforma, su MyMovies, ma è sufficiente optare per l'audio con audiodescrizione. Se invece la fruizione anche a casa venisse fatta da un gruppo di persone, allora in quel caso, senza disturbare tutti o senza imporre l'audiodescrizione a tutti, la persona che vuole ascoltare l'audiodescrizione può scaricare Earcatch e fruire dell'audiodescrizione attraverso il proprio smartphone. È un'esperienza che io consiglio sempre a tutti, perché è molto interessante intanto capire come viene realizzata l'audiodescrizione, cosa significa ascoltare l'audiodescrizione e anche quanto è complicato audiodescrivere un film, perché indubbiamente tanto bisogna sfruttare delle pause di dialogo che quindi riducono i tempi, quindi va fatta una scelta, e anche va fatta una scelta delle priorità di cosa è necessario e utile audiodescrivere. Ed è interessante capire che non sempre vediamo le stesse cose o notiamo le stesse cose, quindi è sempre un'esperienza che io consiglio di fare, anche perché, come vi dicevo, l'app è gratuita. Il festival si svolge fino al 24 gennaio e ho letto che sono diverse le città interessate: Firenze, Lecce, Bologna, Torino, Milano, Trieste. Dove si può trovare il programma? In cinema sì, finisce il 24 gennaio a Trieste per quanto riguarda le proiezioni in presenza, però i film accessibili restano disponibili sulla piattaforma di MyMovies fino a fine febbraio per il momento, forse anche dopo, insomma stiamo cercando di trovare una forma perché ci siano sempre dei film accessibili su MyMovies. Peraltro MyMovies ha, così per in occasione di In Cinema, reso disponibile questa membership per una tariffa veramente bassa, simbolica vorrei dire, perché sono 10 euro per 3 mesi per poter vedere tutti i 20 film disponibili sulla pagina In Cinema di MyMovies, ma anche tutti i film della library di MyMovies, quindi insomma è un accordo particolarmente vantaggioso, che vi consiglio insomma di approfittarne. Federico, noi ci conosciamo da tanti anni e so che tu da molto tempo, da quando ci conosciamo, ti occupi di rendere accessibile il cinema e i film che possiamo vedere durante i festival internazionali più importanti. Senti, il tema dell'accessibilità, quanto riscontro e apprezzamento ha riscosso da parte del pubblico, ma anche da parte degli artisti? No, guarda, i festival del cinema sono forse il contesto meno accessibile che esiste, ed è molto difficile rendere i festival internazionali del cinema, soprattutto quelli importanti che hanno, voglio dire, più grandi, diciamo principali, che presentano dei film che sono spesso delle premiere internazionali o perlomeno nazionali, è molto difficile in questo caso avere dei film accessibili perché i tempi sono molto stretti, i contenuti vengono rilasciati all'ultimo momento, spesso non ci sono i tempi. Però stiamo cercando un po' di far cambiare questa mentalità e farlo diventare una regola, perché è giusto che chiunque abbia la possibilità di vivere l'esperienza unica del Festival del Cinema. Tu lo sai bene, Laura, che con Fred abbiamo deciso di trasmettere l'esperienza unica del Festival del Cinema, e la partecipazione al Festival del Cinema è un'esperienza unica,
così arricchente da tutti i punti di vista, in particolare vedere 3-4 film che arrivano da diverse parti del mondo nel corso di una giornata è per me un'esperienza unica che ha cambiato la mia vita, che ha cambiato completamente il settore, e penso che insomma tutti debbano essere posti nella condizione di vivere questa esperienza, e così appunto per questo è nato questo progetto. È vero che però i festival sono molto difficili da rendere accessibili, ma insomma speriamo che le cose cambino. Per quanto riguarda il rapporto fra la film industry e gli utenti e anche chi crea queste versioni, che in qualche modo parliamo sempre di traduzione, perché è una forma di traduzione audiovisiva, se voi pensate ai sottotitoli sono di fatto una forma di traduzione dei dialoghi in forma orale in una forma scritta, con l'aggiunta poi di alcune informazioni relative ai suoni, ai rumori, quelle cose che le persone sorde o ipoudenti non possono recepire, mentre l'autodescrizione è un po' una traduzione in voce, in parole, delle immagini. Quindi siamo nel campo della traduzione audiovisiva. Per come è strutturato il mondo della film industry ora, la traduzione è un aspetto che arriva alla fine della catena, è di competenza del distributore nazionale, e queste versioni, sia quelle tradotte che quelle accessibili, vengono al momento create in pochissimo tempo da qualcuno che non ha nessun collegamento, nessun contatto con il team creativo, e anche per delle fee, devo dire, relativamente basse, che evidentemente ha un impatto anche sulla qualità, che per questo a volte è purtroppo relativamente bassa. Quello che si sta facendo adesso è cercare di avvicinare questi due mondi, ritornare paradossalmente a quello che si faceva con i film muti, quando i film che avevano le didascalie venivano già prodotti fin dall'inizio in versioni multilingue, perché venivano create le didascalie in tante lingue, quindi eravamo in pre-produzione, poi le cose sono cambiate, e l'idea anche adesso è quella di far capire ai giovani registi che intanto è importante sapere quali sono, come dire, i parametri necessari per assicurare delle buone versioni accessibili. Poi è ovvio che un regista, un montatore o un direttore della fotografia deve essere lasciato libero di fare il proprio lavoro e le sue scelte, però è anche giusto che un regista o appunto un montatore sappiano che un montaggio particolarmente serrato impedisce la possibilità di fare una descrizione, perché riduce gli spazi per parlarne, per esempio, o comunque impone una sottotitolazione talmente intensa che poi chi legge i sottotitoli perde magari degli aspetti che sono invece significativi nell'immagine. Quindi, senza voler imporre niente, è giusto che chi studia cinema conosca anche le basi della traduzione audiovisiva e dell'accessibilità. In questo senso stiamo lavorando già da tanto tempo con le scuole di cinema per cercare di appunto far capire quali sono queste esigenze agli studenti di cinema, ai futuri filmmaker, che magari, voglio dire, allo stato attuale spendono anni a sviluppare il proprio progetto, poi quando arrivano al momento della traduzione ne stanno già praticamente usciti e sembra quasi che se ne freghino di come il loro prodotto, la loro opera viene percepita e recepita da un pubblico straniero o da un pubblico che vede quel film in una versione accessibile. E devo dire che la reazione che vediamo dai giovani filmmaker è spesso entusiasta, perché comunque è anche un'opportunità creativa, quindi si sta un po' passando dalla visione anche dell'accessibilità come strumento per come dire, sopperire una mancanza, invece ad una visione dell'accessibilità come anche un'opportunità creativa, e speriamo che insomma questi due mondi si avvicinino e le cose cambino. Hai ascoltato Federico Spoletti, ideatore di In Cinema, il festival del cinema inclusivo. Per il momento è tutto, ma se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, seguimi su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e Spotify, dove tutti i giorni trovi tanti nuovi contenuti. Buon cinema a tutti!